Siamo nei bellissimi interni della chiesa di Sant'Antonino, dove sono in corso già da diversi mesi dei lavori. Di cosa si tratta? Si tratta di lavori di restauro e pulitura delle volte della navata centrale. Questo diciamo che è l'ultimo tassello che di fatto mancava proprio al completamento di tutta una serie di lavori di recupero della basilica. Ricordiamo a partire dal 2008 con il restauro del presbiterio, poi il chiostro, uno spazio che di fatto è stato davvero anche restituito alla città e appunto con questo intervento sulle volte trova piena armonia il tutto. Come proseguiranno i lavori? Qual è il calendario? Per ora si sono avviati i lavori dalla prima volta verso il presbiterio e in questo momento sono già stati allestiti i ponteggi invece sulle restanti volte e ci si augura che nel giro di un paio di mesi possano arrivare a conclusione. Quello che ne emerge oggi per i restauri già effettuati è un ripristino delle colorazioni originarie, oltre al ripristino delle fasce decorate che riguardano i restauri tardo ottocenteschi, che hanno poi appunto restituito questa configurazione definitiva alla basilica. Qual è il costo di questo intervento? Il costo si aggira intorno ai 100.000 euro. E davvero credo si debba un grosso ringraziamento anzitutto ad un privato che non vuole restare anonimo, ma poi davvero alla comunità tutta. Però costerà un Natale in cantiere per riportare la Basilica agli antichi splendori, all'ultimo tassello. Sì, è un percorso che già i miei predecessori avevano iniziato con un lavoro serio negli anni 90 sulla torre, che è un po' uno dei simboli della nostra città. A me è sembrato, arrivando in Sant'Antonino, di dare appunto continuità a quest'opera, di salvaguardia di questo bene, che è una testimonianza molto preziosa per la nostra città. Sant'Antonino è il patrono della diocesi, ma anche della nostra città di Piacenza. Quindi, grazie anche alla generosità di un benefattore della nostra parrocchia, abbiamo iniziato con fiducia questo ultimo tassello, sia per valorizzare la dimensione artistica, ma anche per mettere in sicurezza soprattutto la questione delle 10 finestre della navata centrale. E quindi va in questa direzione, una salvaguardia di un tesoro prezioso dal punto di vista artistico, ma anche un discorso necessario dal punto di vista della sicurezza.